Le opere di rifacimento delle strade in occasione della tappa pescarese dell'ultimo Giro d'Italia sotto la lente della Procura. È stata infatti aperta un'inchiesta sulla quale al momento vige il massimo riserbo e che ha già prodotto l'acquisizione di una serie di documenti a Palazzo di Città. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Luca Sciarretta, che ha delegato le indagini alla Guardia di Finanza. Al momento non si conoscono i nomi dei possibili destinatari degli avvisi di garanzia. A far scattare l'inchiesta è stata la presentazione di un esposto da parte del consigliere di opposizione Antonio Blasioli. Si indaga per capire se ci siano state irregolarità nell'affidamento dei lavori, avvenuto nel maggio scorso, con finanziamenti per 400.000 euro provenienti in larga parte dalla Regione. Si cercherà di comprendere se ci siano stati favoritismi e particolare attenzione sarà riservata all'approfondimento di alcune apparenti incongruenze legate alla tempistica. Stando a quanto segnalato nell'esposto, infatti, i lavori sarebbero partiti prima dell'affidamento ufficiale.